Buonasera, allora, eccoci qua. Mo, so cazzi amari, perché? Perché mi sono rotto i coglioni di sentire un sacco di cazzate su Facebook, YouTube, tutte queste stronzate qua, insomma. Oggi ho deciso di farvi questo video per darvi dei consigli sull'alimentazione e chiarirvi le idee per quanto riguarda questo argomento che non è facile per niente perché non è facile mantenere tutto l'anno un fisico bello, scolpito, asciutto, definito, chiamatelo come volete, usate i termini che volete, insomma così, squartato tutto l'anno. Non è facile perché in primis bisogna essere molto costanti con l'alimentazione, quindi dovete mangiare no bene di più. Se volete fisico, poi se volete fisico di merda o volete essere secchi, questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Allora, quello che vi dico io in primis è questo: se guardate questo video, se state guardando questo video, vuol dire che già la cosa vi interessa. Quindi l'alimentazione, l'argomento dell'alimentazione, l'allenamento e tutto ciò che sto per dirvi vi può interessare, giusto? Sì, sicuramente sì. Allora, visto che vi interessa e state a guardare questo video fatto da me, che so nessuno, non so nessuno, non mi reputo un YouTuber o come cazzo si chiamano quelli che fanno questi video, ma voglio essere, mo vabbè, lasciamo stare che questo è il lavoro mio e tutto quanto, però voglio essere una persona che diffonde la verità, ovvero quello che dovete fare. Quindi, se voi andate o decidete, come in questo caso, di guardare questo video, non è che guardate questo video e volete dei consigli così tanto per, capito? Perché se voi andate in palestra o da qualsiasi parte, c'è stata una persona che comunque sia qualificata e ama quello che fa, vi dice la verità. E sicuramente quello che io vi sto dicendo ora sono cose che già avete sentito mille volte. Quindi non è niente di nuovo, sono cose che io ripeto ogni giorno ai miei amici, ai miei clienti, anche tra istruttori si parla sempre delle stesse cose. Poche parole. Poi ci sono persone e persone, chi le mette in atto e chi invece gliene frega un cazzo e da un'orecchia gli entra e da quell'altra gli esce. Il discorso è questo: se voi volete diventare innanzitutto uomini, perché io vedo tutti i giorni in giro gente che si sentono uomini e fanno gli uomini quando in primis se nella vita non c'hai le palle, non sei nessuno, di conseguenza sei quello che rispecchi, insomma, anche il corpo, il fisico e la mente, come dico io, è un biglietto da visita, quindi se, cioè, se come persona, esteticamente, visivamente, non vale un cazzo, ovvero nella vita non fai niente per te stesso, non per gli altri, perché ovviamente il fisico non è che tu lo fai bello per gli altri. Mo va bene farsi foto, farsi i selfie, quello che cazzo vi pare, ragazzi miei, però il fisico non serve solo per questo, ma anche per rendervi immuni a tante cose, ovvero io ho amici che sono magri e c'hanno problemi alla schiena, c'hanno problemi alle ossa, articolazioni, cazzi vari. Quindi, in primis, lo sport fa bene al fisico e alla mente. Nel senso che, se voi dovete imparare un esercizio complesso, non è che bastano i muscoli per fare l'esercizio complesso, ma bisogna studiare l'esercizio prima di svolgerlo al meglio della tecnica, diciamo. Quindi, non è solo un fatto di muscolo. Capite? Tanti dicono, i palestrati hanno i muscoli, ma hanno solo quello, il cervello non ce l'hanno. Non è vero, non è vero, assolutamente no. Come diceva uno che fa i video e si chiama Spartan, non ci vuole solo il muscolo, cioè i muscoli crescono così, a meno che te via la roba, e quello è un altro discorso che andremo a approfondire un po' più avanti. Allora, oggi arriviamo al succo del discorso, visto che sono 5 minuti che vi parlo, ancora non vi ho detto un cazzo e ci avete ragione. Allora, parliamo dell'alimentazione. Allora, vi faccio due casi. Il primo
Il ciccione che vuole dimagrire e vuole il bel fisico e il secco che non riesce a prendere massa e che vuole i muscoli. Allora, partiamo da quello più, diciamo, più messo male, secondo me. Il ciccione. Allora, il ciccione, per dite io che sono un allenatore, personal trainer, e viene il ciccione e mi dice: guarda, Thomas, voglio dimagrire perché mi sono stufato di essere ciccione, mi chiamano tutti ciccione e tutte queste cose così, no? Allora, innanzitutto che cosa bisogna fare? Bisogna allenarsi, quindi bisogna muoversi. Andate a correre, fate quello che volete, fate sport, qualsiasi cosa va bene, qualsiasi tipo di sport, però cercate di farlo con il cervello, ovvero non è che andate a fare la partita a calcetto una volta a settimana e quella vi basta. E poi magari manco correte e fate un cazzo e manco vi riscaldate, quindi rischiate di farvi male e basta, quello non serve a niente. Iniziate ad allenarvi almeno 3 volte a settimana per un'ora al giorno. Quindi cominciate a vedere un po' di risultati dopo il primo mese, no? Già qualcosa. In primis l'allenamento, bisogna partire da quello. Poi dopo viene l'alimentazione. L'alimentazione per una persona che deve perdere peso e deve mettersi in forma, no? Quindi, innanzitutto partiamo dalla colazione che è il passo più importante. Come tanti dicono, no? Quindi dovete iniziare la colazione facendovi, io non so, in base da un orario che uno si sveglia, vi fate una colazione non troppo pesante, una cosa leggera, ovvero non dovete essere abituati come magari facciate prima a cornetto, cappuccino o tramezzino, 7 pizzette e cazzi vari. No, è sbagliato. Vi svegliate la mattina, vi potete fare il latte come ve lo siete sempre fatti, evitando lo zucchero normale, mettendo magari al posto dello zucchero un po' di miele, un cucchiaino di miele, senza esagerare, oppure lo zucchero di canna. Mi fate il latte o il caffè, quello che volete, una spremuta d'arancia, 4-5 fette biscottate integrali con un pochino di marmellata, per iniziare va bene, senza fare cambiamenti drastici perché adesso dobbiamo pensare a perdere peso, non a fare le gare, quindi non dovete eliminare tutto perché non serve a niente. E quindi così, la colazione, già così potrebbe andare bene. Io vi faccio più o meno, vi dico più o meno una cosa proprio in larga scala, cioè poi ovviamente ogni persona è diversa e bisogna fare una preparazione diversa, un allenamento diverso, un'alimentazione diversa, eccetera, eccetera. Io vi spiego più o meno quello che dovete fare per perdere un po' di peso. E poi, allora, io faccio esempio. Se la colazione la fate alle 8 di mattina, a metà mattinata potete fare benissimo uno spuntino. Che sia uno spuntino sempre controllato e fatto come una persona che vuole migliorarsi e che vuole dare il massimo. Quindi non dovete pensare sempre a ste pizzetti, tramezzini, cioccolatini e cazzi vari, eliminate tutto. Voi dovete pensare a mangiare bene e basta. Vi fate uno spuntino con un po' di bresaola, un po' di tacchino, un panino integrale, quello che volete, insomma una cosa tranquilla, anche le gallette, gallette di riso integrali, di mais, quello che volete. Basso contenuto di carboidrati, più digeribili sicuramente. E diciamo che eliminiamo tutti i farinacei, che sono i carboidrati che hanno un alto contenuto di carboidrati, appunto. Quindi continuate così fino alla sera, quindi continuate a diminuire i carboidrati un minimo, ma mettete cose più digeribili e cose che fanno meno male, che vi gonfiano di meno, perché la pasta al pane vi gonfiano a morire. Quindi iniziamo così. Poi, per il pranzo vi potete anche fare un piattino di pasta controllato, 100, massimo 120-130 grammi a dire tanto di pasta, sempre con un condimento di proteico o di verdure. E basta, perché se dovete perdere peso, state 10-15 kg sopra, basta. Quindi vi fate un primo che vi fa sia da primo che da secondo. Perché se mettete dai 100 ai 120-130 grammi di pasta consigliata integrale,
Già con i carboidrati siamo a posto. In più, volendo, potete mettere sui massimo 100 grammi di proteine che possono essere pesce come merluzzo o tonno al naturale o anche carne macinata sempre magra. E ecco lì che avete fatto un pasto completo già solo con quello. Quindi poi magari ci inserite un po' di frutta e state a posto così anche fino alla sera se ci riuscite. Se poi avete anche un minimo di fame nel tardo pomeriggio, se pranzate intorno all'una alle 2 massimo, tardo pomeriggio quindi intendo le 5 massimo le 6, possibilmente anche dopo l'allenamento, allora lì fate uno spuntino simile a quello che fate a metà mattina. Quindi sempre minimo di proteine, una media di 100 grammi sono consigliati, bresaola, tacchino, tonno, insomma quello che volete, paninetto integrale, volendo col tonno se ci volete mettere due pomodorini, sono top. E quindi andate avanti così. La sera invece vi fate solo il secondo proteico, ovviamente, perché la massa la dovete mantenere, anzi sviluppare ancora di più. Contorno proteico, secondo proteico, carne o pesce, insalata a volontà, verdure a volontà, ortaggi a volontà, chiamateli come volete, frutta. E state a posto e ve ne andate a ninna, perché poi il giorno dopo sarà sicuramente il giorno pesante, perché se voi decidete di fare questa decisione, ovvero di perdere peso e mettere muscoli, non è che ci pensate solo il giorno che state in palestra o il giorno che state a pranzo, che ci dovete pensare tutto il giorno, perché è una cosa importante. Poi viene tutto il resto, perché voi venite prima di tutto. Questo dovete capire, il fisico vostro lo portate appresso per tutta la vita. Se volete rimanere giovani per tutto il resto della vostra vita e riuscire a camminare con le vostre gambe anche fino a 90 anni, speriamo, il segreto è questo: mantenersi in forma e fare un'alimentazione adeguata, perfetta, perché più mangi bene e più stai in forma. Anche con l'allenamento è così, se mangi bene sarai in forma, cioè rendi al massimo. Se vuoi stare al 100% ogni giorno, devi mangiare bene. Parte tutto dall'alimentazione. Adesso torniamo al discorso del magari il secco che vuole mettere massa. Allora, il secco perché è secco? Perché fa un, diciamo che fa uno sbaglio che fanno molti italiani, ovvero mangiare pasta tutto il giorno. Mangiano pasta tutto il giorno, mangiano, 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 non si ingrassano mai, mettono manco netto di panza, niente. È un problema, raga, perché questo è un problema che hanno parecchi amici miei. Non lo so, è incredibile, non riescono a piegare un chilo, cioè pesano 40 kg, ci stanno uomini, ragazzi miei, che ho visto io, pesano 40 kg, si arrivano a 50 con i vestiti bagnati. Cioè, questo è un problema veramente grave. Allora, come affrontare questo problema? Innanzitutto, in primis, l'alimentazione. Perché io ho dei ragazzi, cioè conosco delle persone che si allenano, li vedi in palestra sempre, tutti i giorni, eppure sono secchi, cazzo. Non riescono a pianetto manco de merda, manco de ciccia. È impossibile. Allora io dico, ci sarà un problema, e ovviamente io già lo so il problema qual è. Il problema è che a questi secchi è il carboidrato, non gli fa un cazzo. Cioè, ovvero, mangiano carboidrati ma non li assimilano. Oppure non mangiano per niente proteine, la carne, il pesce, queste cose così. Non le mangiano, niente. Allora qui bisogna che vi svegliate, prendete in mano la situazione. Perché a 25 anni non si può pesare 50 kg, raga. È un problema, questo è un problema grave. Cioè, non si può pesare 50 kg. Quindi, che dovete fare? Scoppiatevi, mangiate, mangiate, mangiate.
Spaccatevi in palestra, chi pesi pesanti, allenatevi forte, caricate, sovraccarichi, trazioni, tutto quello che volete. Vedete, allenate forte, mangiate tutte le ore del giorno. Tutte le ore del giorno, proteine, ragazzi, proteine, verdure, vitamine. Queste sono le cose fondamentali. A parte gli integratori, perché gli integratori sì, vabbè, vi forniscono tutto quello che vi pare, no? Però voi in primis dovete mangiare. Dovete mangiare la frutta, dovete mangiare le verdure, dovete mangiare la carne, il pesce. Cioè, è importante. Cioè, ogni passo che fate è fondamentale. Dovete fare almeno 5-6 passi al giorno e dovete mangiare almeno ogni 3 ore. Ogni 3 ore, raga. Dovete mangiare come treni. Dovete pensare, dovete più appeso, dovete diventare grossi, dovete diventare immensi. Non vi dovete far più per culo, non vi dovete far sottomettere dalla gente. Capito? Perché uno secco fragile che lo vedi e dice oddio, questo si sta per spezzare. È una cosa brutta, tu devi essere uomo, ci hai i coglioni, minimo di essere pesante, ma anche se de merda, capisci? Cioè, io preferisco che pesi tanto, preferisco che pesi tanto, che sei massiccio, che sei tosto, che sei secco, magro, fino. Capito? È tosta, raga. È tosta mettere muscoli, ma se lo fate veramente col cervello ci riuscite. Non è impossibile. Non è impossibile. Pure il ciccione, non è possibile che non dimagrite. È impossibile, raga. E non mi rompete il cazzo se vi dico che siete ciccioni, perché è vero. Capito? Io vedo gente che va tutti i giorni in palestra. Non dimagrisce un grammo, raga. Non dimagrisce un grammo, porca puttana. C'è il problema del peso? Pesatevi tutti i giorni, deve essere un'ossessione, deve essere un'ossessione, ma non fate lo sbaglio di saltare i passi, non fate lo sbaglio di non mangiare, perché svenite pure che siete ciccioni, capito? Vi ritrovate da qualche parte e siete mezzi morti. Non esiste, non esiste, dovete fare cose fatte bene, affidatevi a chi di dovere, una persona qualificata, una persona che vi prende magari a cuore, che ama il suo lavoro. E fatevi dare dei consigli, ma voi in primis ci dovete stare col cervello, dovete avere la voglia di cambiare. E sta cosa la dico anche ai secchi, cioè è inutile che guardate questo video se poi dopo voi non fate un cazzo, e dovete dare da fa, ok? Forte, raga, cioè forte, chiunque ci riesce, chiunque ci può riuscire, chiunque non esiste, cioè anche io, voi magari vedete le mie foto, le cose, i miei video, cioè io non è che sono nato così, non sono nato così, sono stato magari educato ad allenarmi fin da piccolo, magari mi portavano nelle palestre a fare nuoto, a fare karate, a fare vari sport, però non è che ci sono nato, cioè io mi sono appassionato piano piano, e piano piano diventa una droga, cioè un'ossessione, perché voglio stare bene fisicamente, mi piace dare il massimo quando mi alleno, mi piace riuscire ad ottenere determinati obiettivi sportivamente, o come cazzo si dice, vabbè, e cioè è importante perché vi darà tantissime soddisfazioni anche nella vita, cioè avere un fisico manco perfetto, però comunque sia adeguato alla vita che fate tutti i giorni, cioè non potete stare tutto il giorno su una poltrona. Trovate un'ora al giorno, ragazzi, per dedicarvi a voi stessi, perché un'ora al giorno ce l'hanno tutti. Non dimo cazzate, non dimo cazzate, invece di stare su un divano, sul letto a fare i pigri, datevi da fa, ci stanno migliaia di video su internet, su YouTube, dove potete prendere spunto, fare i vostri allenamenti, eccetera, eccetera. Quindi c'è. Cioè, ormai è a portata di tutti, cioè anche se voi volete migliorare, non è che dovete andare per forza in una palestra e dovete spendere soldi. Questa è una cosa importante, cioè innanzitutto la dovete volere, cioè voi dovete essere sicuri al 100% di fare sta cosa, perché non è che la potete fare un giorno, poi un mese a cannate. Cioè io lo so che è faticoso pure per me, è faticoso pure per me che lo faccio tutti i giorni. Cioè, non c'è niente di facile nella vita, ragazzi miei. Cioè, vedete, dovete dare da fa.
C'è un cazzo di facile, non vi regala niente nessuno, a meno che non nascete con i soldi. Capite? Se non nascete con i soldi, Aida è dura per tutti. Capito? Cioè, sono cose che se non ci passate ne potete sapere. Oppure tanti ci sono passati, le sanno, però si fanno butta giù. Non è così. Dovete tirare fuori le palle, ragazzi miei. Dovete tirare fuori i coglioni. Capito? Questa è la cosa importante, perché Aida... Sono tutti pronti a culate, a fatte sole, a mangiate. Vedete, fa mettere i piedi in testa a nessuno, ragazzi miei. Dovete tirare fuori i coglioni. E io non so nessuno per dirvelo, eh. Io non so nessuno. Però cerco di darvi la motivazione che vi serve per iniziare a fare un percorso che sicuramente vi cambierà la vita. Capite? Mo, qualsiasi sport andrete a fare o qualsiasi strada andrete a prendere, io spero di essere arrivato al vostro cervelletto e di avervi dato quell'input che vi serve per iniziare a cambiare la vostra vita. E questo lo dovete fare da subito, non da domani, perché no, da domani già vi siete scordati quello che vi so per dire, che vi ho detto fino a mo. Cioè, è servito a cazzo. Capito? Voi vi dovete mettere all'opera subito, dovete mettere in moto il cervello, dovete cambiare la vostra routine da subito, le vostre abitudini, capito? Dovete cambiare tutto, tutto. Se volete dare un cambiamento alla vostra vita radicale, subito, subito, iniziate ad allenarvi, iniziate a mangiare bene, iniziate a guardare video, prendete spunto, datevi da fare, ragazzi. Mi raccomando, forza e coraggio, qualsiasi cosa scrivetemi, mi raccomando, scrivetemi commenti, se volete altri video su alimentazione, allenamento e volete approfondire qualche argomento, c'è problema. Voi ditemi, io come ho la possibilità e il tempo vi chiarirò le idee su ogni cosa. E prossimamente vi farò un altro video sullo sport che amo da morire, che è lo street workout, anche detto calisthenics, e vi spiegherò un po' di cosine che mi stanno a cuore, come allenarvi, come iniziare a allenarvi. E una cosa importante, raga, è che vi ho già detto, cioè non è impossibile, qualsiasi cosa vi mettete in testa, niente è impossibile. Cioè, le cose impossibili ve le... Cioè i pallini, gli ostacoli ve li mettete voi, quindi buttate giù tutti questi ostacoli, manco li dovete saltare, buttateli giù, tirate in bazooka, spaccate tutto, una vita è così, quando vi allenate musica a cannone, ragazzi, quello che dico sempre, musica a cannone, esistete solo voi, chiudetevi, trovate il posto che fa per voi, un parco o a casa, esistete solo voi, ragazzi, chiudetevi. Prendete in mano i pesi, prendete in mano la sbarra per fare trazioni, iniziate a fare flessioni, addominali, squat, tutto quello che volete, vi dovete scoppiare, fate delle serie, fate quello che vi pare, ragazzi. Cioè, esistete solo voi, voi siete i numeri uno, voi decidete la vostra vita, quello che sarà, tutto quanto. Ragà, i denti di fuori, dovete spaccare tutto. Fatemi sapere tutto, ragazzi, novità anche sui cambiamenti, se vi sono stato d'aiuto, mi raccomando, raga, forza e coraggio, sempre più forti, sempre più sventrati, squartati, muscolosi, come cazzo volete, siamo i numeri uno, spaccamo il culo a tutti. Dai! Ah!